Solmene, l'ingegnere Carnavale, Pietro Miro Mazzei, in modo tale che se c'erano delle domande prima, quindi questo è il momento delle domande, e anticipo Paolo Marzano, il curatore della mostra, fuori di una che brevemente, prima della fase delle domande, ci sono i ringraziamenti e spiegherà e dirà quali sono gli autori che sono intervenuti qui e che partecipano alla mostra di scultura con sostegno. Praticamente allora a me toccano i ringraziamenti e devo ringraziare Sandro Bellomo, Michele Benevento, Lara Bobbio, Ignazio Preso, Claudio Martino, Mirko e Marica Milizia, Gabriele Perrino e Sinapsi Design e Fulvio Tornese. Questi sono i ragazzi che hanno mandato per questa mostra quelle opere. Sono una serie di oggetti primi, direbbe Henri Cousillon, il suo allievo Jonathan Cutler, cioè oggetti che sono i primi di una classifica, tipo il segno, il graffio, la decorazione, il disegno e anche delle strutture in cartone e addirittura degli oggetti quotidiani assemblati per formare degli animali. È una cosa molto interessante, anche perché a pomeriggio c'erano dei signori che avevano a che fare con la Biennale di Venezia e hanno detto che sicuramente avrebbero spazio a Venezia per la Biennale. Comunque poi ci metteremo d'accordo. Nonché io devo salutare i ragazzi del Master per l'installazione: Fabio Albino, Sebastian Barbieri, Elena Castellini, Chiara Polladore, Mariana Matieva, Giovanni Scolaro, Maurizio Sartori, Ursula Seger e Pietro Tarzisano. Soltanto una chiosa a questo discorso: quando all'inizio con Roberto abbiamo iniziato questo discorso che riguardava il castello di Acaia, noi non abbiamo assolutamente inventato niente, ma abbiamo relazionato fra loro degli enti ai quali nessuno aveva mai pensato. Il castello di Acaia, insieme a tanti altri, potranno diventare degli spazi che finalmente qualcuno riempirà di senso. Immaginate quello che abbiamo fatto oggi, moltiplicato per i castelli che sono stati qualificati nel Salento. E questo è dare senso a contenitori finora a perdere, cioè a piccole mostre fotografiche o quelle che lasciavano vuoti questi castelli senza iniziative strutturanti. Quello che abbiamo fatto noi è quello di mettere insieme, secondo la regola della relazionalità, come diceva Peter Eisman, per poter riempire davvero di senso questi contenitori che fino adesso sono stati muti. Guardando un'ultima cosa, guardando i ragazzi che lavoravano questi giorni, perché abbiamo praticamente lavorato insieme, e vedendo pian piano quelle luci quasi blu dentro quello spazio che era una cella dove lasciavano morire praticamente i prigionieri, tirando fuori i corpi, allora mi sono reso conto che queste strutture hanno bisogno di una sensibilità nuova e di una nuova responsabilità da dare. Tutto qui. E con queste cose diventano strutturali per la riqualificazione di tutto il territorio del Salento. Vi ringrazio e finisco.